Dovremmo essere in live? Dovremmo essere lì, ragazzi. E visto che siamo live, oggi è la giornata, ragazzi, come tutti sappiamo, di Mario Odyssey. Ok? Oggi, siccome è la giornata di Mario Odyssey, quindi abbiamo il cappellino. Ore 9 in punto, stavamo tutti davanti GameStop. Qui a Latina c'era una fila di 7 persone, 5 per Mario, 2 per Assassin's Creed. Questo vuol dire tantissimo a casa mia. Ma passiamo alla cosa. Intanto, ovviamente, ho acquistato il gioco in versione normale. Con il preordine, o meglio, facendo un piccolo bundle, il cappellino mi è costato 10 invece di 20 e ci sta. Inoltre, avevo sfruttato della vecchia roba per, insomma, pagarlo di meno. Ecco. E questa cosa ci fa sempre molto piacere, ragazzi. Quando si paga poco. Poco è meglio, come dico io. Ok? Poco è sempre meglio. In aggiunta a questo, poi mi hanno dato il blocchetto con gli sconti. E ho notato che si poteva prendere scontato questo. Il Pad Hori. Per appunto Nintendo Switch. Quindi procediamo con l'unboxing di questo. Mario, io teoricamente già l'ho aperto per inserirlo nella Switch, in modo che dopo ci facciamo un pochino di gaming. Ma la cosa che mi ha stupito è stato l'interno. Perché a parte, beh, adesso c'è la cartuccia Splatoon che ho levato dal mio. Ma perché questo mi ha stupito piacevolmente? Per questa cosa, praticamente dentro c'è la lyric della canzoncina del coso, della pubblicità. E questa cosa mi ha fomentato non poco. Vabbè, visto che insomma stiamo così, io direi che possiamo tranquillamente andare ad aprire Tranquillamente. A parte mi è esploso un orecchio. Possiamo andare ad aprire tranquillamente l'Ori Pad. Ah, io, siccome la gente c'ha i taglierini, c'ha i kit, i fix it, c'ha di tutto. Io c'ho il cacciavite. Perché sì, ok? Quindi ora, facendo molta attenzione a non spaccare la scatola. Chi mi conosce un minimo sa che sono totalmente handicappato con queste cose. Andiamo a aprire sto coso di merda. Scatola la distruggo tanto perché sono un coglione e succederà. E in realtà no, sono riuscito ad aprirla. Attenzione. Ovviamente ci hanno messo 6 kg di colla su sto scotch di merda perché sennò non sono contenti. Ma vabbè. Gli dimo che va bene. No, non ci credo. Praticamente è rimasto un pezzettino attaccato che era l'unico pezzettino che mi impediva di aprire. Ok, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Ok, ora. Tanto romperò tutto nel giro di un minuto perché sono una bella persona io. Ah, no, è più semplice del previsto. Abbiamo una confezione singola. Dimmi dove viene, nessuno si fa male, voglio quel cappellino. Viva Latina, lo sai. È una confezione molto tranquilla che si apre così. C'è un libretto di istruzioni che sicuramente mi servirà per capire come cazzo funziona un pad. Perché, sapete, 24 anni di gaming non mi sono serviti a una sega. Ok, abbiamo un cavo lungo 25 metri, probabilmente. No, sarà 5 metri realmente. E abbiamo un pad. Un pad più solido del previsto, ragazzi. Ah, vabbè, la conformazione del joystick della 360, ma ha quello che so, una particolarità. Ovvero, la croce direzionale può essere rimossa, non mi chiedete come, ma so che sì. Ok, può essere rimossa in modo da avere altri 4 tasti singoli qui sotto, che possono tornare più comodi, possono servire per altri giochi. È comunque una cosa carina e vabbè, e questa qui va messa qui dietro in modo che non si perde. Complimenti ad Ori perché la struttura di questo pad è perfetta. Cioè, ragazzi, riempie bene la mano, gli analogici sono ben tarati. Forse, ecco,
un pochino di corsa sui grilletti, perché cazzo, siamo nel 2020 miliardi tra poco. E porco il cazzo, non mi sarebbe dispiaciuto avere un pochino di corsa tipo Xbox One o PS4, ma ok, cioè ce lo facciamo andare bene. Del resto è molto ergonomico, alla fine se ci pensiamo i controller Nintendo, a parte quello del GameCube, non hanno l'accelerometro praticamente qui, quindi è... cioè non hanno praticamente la frizione, capito? No, quindi va bene così. Il pad sembra abbastanza robusto e solido. Non so perché è graffiatissimo. Mi sembra graffiato. Va bene, un pad che ho appena aperto è graffiato. Iniziamo bene, Nintendo. Iniziamo bene. Quindi adesso, dopo aver scoperchiato il tutto, adesso ci rimetto il pirulino qua per controllare. Andiamo a srotolare il cavo. Ciao Andrea. Perché? Perché, ragazzi, si gioca. Eh sì. Si gioca perché io qui ho praticamente tutto già pronto. Adesso se riesco a srotolare il cavo e a collegarlo, ragazzi, giochiamo e proviamo un pochino. Questo stracacchio di Mario che viene praticamente elencato come il miglior gioco dell'anno. Tra i miglior giochi dell'anno. Allora. Ho collegato via USB alla Switch il pad, e il pad viene riconosciuto, quindi ragazzi è un ottimo inizio, è davvero un ottimo inizio. Ok, allora. Ok, iniziamo, niente modo di assistita ragazzi, perché giustamente siamo veterani. Oddio, ho tirato un pugno al microfono potentissimo. Visto che siamo veterani, noi possiamo direttamente partire col gioco. Ragazzi, mi sto fomentando come un bambino piccolo. C'ho anch'io il cappello! E beh, comunque Bowser vestito da sposo. Ragazzi, Bowser parla. Raga, Bowser parla. Povero Mario. Ho alzato un pochino il volume, ragazzi, così magari sentite anche voi, perché è giusto così. Ok, ora forse è troppo. Ok, ora dovrebbe essere più bilanciato. Tutto ricordo con il mio pad nuovo che è leggerissimo, ma è bello compatto, ragazzi, mi piace parecchio. Però mi ci spacco su Zelda e Splatoon poi. All'occorrenza diventa, non lo so, un basco per far qualcosa, non ho idea. Ovviamente, ragazzi, mi raccomando, sopra ci sono tutti i vari social. Insomma, passateci che non fa mai male lasciare un like in giro. Parte che l'interfaccia è tipo perfetta, cioè... Sono tipo morto, ragazzi. Ma c'è il cappellino. Fantasmino, c'è il cappellino. Cucciolotto, vieni qua. Mazza che sguardo cattivo. Scusa se prima sono scappato via. Il fatto è che mi spavento facilmente. Certo che hai fatto una bella caduta. Grazie al cazzo. Cioè, sono volato da una nave volante. Porca troia. Nel regno del cappello siamo stati attaccati dallo stesso mostro, Bowser. Che ce l'avevi anche con te. E ha rapito anche sua sorella. Vabbè, gli voleva dare la caccia.
A tutte le navi sono state distrutte da Bowser durante l'attacco. Però ragazzi è fantastico, eh. Cioè io non vorrei dire niente, ma è bellerrimo. Eh no. Si è rovinato il cappello. Pure io. Yuhu. No, non funziona uguale. Però va bene. Aspetta, voglio recuperarlo perché non so come ho fatto, avevo fatto centro dentro una busta e è stata dall'altra parte della stanza. E abbiamo fatto amicizia, Cappy. Ciao, Cappy. Ah, ok, per lanciarlo invece di premere Y potevo anche fare così, usando questi. Ah, ok. Va bene. Se no io devo prendere a pugni i nemici. Cioè, ok, va bene, sei bellissimo, Mario. Sei figo, per carità. Perché c'è un poster di... C'era un poster di Bowser che non ho capito perché. Ok, intanto sto cercando di capire dove devo andare. Che cosa figa. State qua a continuare a raccogliere monete a caso, che tanto non credo mi serviranno alla fine del gioco, perché se ne dropperanno a miliardi. Oh. Però ecco, questa cosa che abbiamo imparato è che dietro sti manifesti potrebbe esserci di tutto. Canale, domani gioco io. Scorda, tu domani giochi Overwatch, Mario è mio. Mi sono anche comprato il controller apposta, così non massacro i Joy-Con. Ciao Gabriele. Tutto bene, spero. Che ultimamente su Facebook ti ho visto un po' malconcio. E quindi, cioè, mi dispiace quando ti leggo così, insomma, perché mi sembri una brava persona. Ok, praticamente che succede? Mario non ha più le mani, a quanto pare, perché non è più in grado di fare niente con le proprie mani, e quindi lo fa fare a Cappy. Se qui dietro c'è qualcosa. Monete nascoste. Io continuo a trovare roba nascosta a caso. E hanno anche fatto un applauso. Ragazzi, è bellissimo. Vi giuro fa. Ma adesso siamo su Facebook. Poi su Twitch mi gioco tutto Mario. Cioè io. Ok, no, vabbè, cioè, addirittura cose del genere, in modo che tu non rimani troppo sulla piattaforma. Che certo, magari qui adesso conteranno poco, ma magari... Prova a lanciarmi su una rana? No, che cosa? Che cosa? No, no, dai, no. Raga, Nintendo si è superata. Nintendo si è superata, ragazzi. Cioè, a livello grafico è fantastico, è coloratissimo ed è bellissimo. E inoltre, cioè,
Addirittura animazioni che teoricamente non sono necessarie perché cazzo è un gioco dedicato ai bambini, però hanno deciso di farle. Hai catturato. Basta, basta. Levo il cappello. Ma quanto salti, zia? Ma io vado direttamente di là, scusami. No, no, vabbè, c'è. Nerf, please, è bellissimo. Solo che io ora vorrei levarmi la rana per prendere quel blocco. Eh sì, sto giocando a Frogger praticamente. Però è fantastico, regà, cioè. Non credo che mi permetta di farlo. Sì, ok, sì. Cioè, addirittura salta nell'acqua come se niente fosse. Ma questi che mi invento? Vabbè, solito Mario, gli salti sopra e via. Cioè, regà, però è fantastico, cioè. Ok. Certo, magari usare la rana non è proprio mi fa impazzire, se devo essere onesto. Cioè, mi dispiace che non ha una forma d'attacco sta rana. Cioè, tipo, che ne so, usa la lingua tipo Yoshi e fa robe. Vabbè. Inoltre, se vedete in alto a destra c'ho le vite che sono come quelle che c'hanno prente su coso su Mario 64. Si può giocare anche in due, eh? A proposito, questa cosa mi spaventa, però sono curioso. Questa cosa deriva leggermente da Mario Land? Mario Land 2? Mario Land 2 per Game Boy. Ok. Io vorrei levarmi. Oh, altre vite, perfetto. Comunque no, vabbè, raga, cioè sai cosa vuol dire fantastico? Sopra non c'era niente, vero? Avrei rosicato se sopra ci fosse stato qualcosa. Vabbè, il primo livello non penso, però. Chi lo sa? Chi lo sa? Sembrano i Minions per come parlano sti cosi. Ma sono serio, sembrano davvero i Minions. Mi aspettavo ci fosse qualcosa, se devo essere onesto. Ma no, io volevo i figli di Bowser, che sono sti conigli? I Brutals! Brutals! Oh, vabbè. Va bene, va bene. Comunque, ragazzi, a 15 euro questo pad è fantastico. Io lo consiglio, cioè, sfruttate quel cazzo di buono se avete una Switch, perché è fantastico, se devo essere onesto. Cioè, io mi sto trovando davvero bene a usarlo. E io che mi trovo bene con qualcosa è difficile, eh. Cioè, di base, mi state tutti sul cazzo e vi odio tutti, quindi... Ok.
Madonna, raga, ste cose di Super Mario a me fanno impazzire. Ovvero le boss fight sono sempre divise in questa maniera. Ah, li devo colpire. A saperlo prima risparmiamo tempo. Cioè, è fantastico. È bellissimo. Cioè, altro che Cuphead, regà. Cioè, acquistate Mario, regà. Mi sto emozionando come un bambino, ve lo giuro. Cioè, c'ho il cappellino, c'ho il pad. C'ho il gioco. Cioè, Switch me deve essere comprata. Per questo Zelda e Splatoon, basta. Poi e Mario Rabbids. Poi per il resto non me ne frega un cazzo quello che c'è. Comprate questi, poi Xenoblade, quando esce basta, avete tutto. Avete il mondo, praticamente. Lui è... Ah, ci credo. Un antico veliero volante, andiamo a cercare questo veliero volante. Ok, penso che queste cose siano le zone, le cose del mondo. Regà, graficamente, cioè io so che Facebook riduce tutto a 720, quindi pare una merda. Però... Voglio provare a fare una cosa. Non è... Vabbè, pane e ignoranza qua, raga, cioè. Pane e ignoranza è tanto divertimento, cioè, aspetta. Cioè, io davvero... Ah, peccato che non... Che cosa? Sono diventato Sonic! Sono Sonic! Consegnaci lancio autoguidato. Una volta lanciato il cappello, oggi è di nuovo il primo controllo per eseguire un lancio autoguidato. Il tuo volo verso il bersaglio più vicino. Ah, devo provare, ok, però devo fare... Vabbè, ma io non farò lanci imprecisi perché io sono OP. Cioè, raga, io davvero, non mi sentivo così da quando... Da un botto di tempo, da quando? Da un botto di tempo, punto. E ora ti prego, fammi fare quella cosa che si vede nel video. E ora... Sono cazzi vostri. Ragazzi, sono un calegnaccio, è scoppiata la merda. Vabbè. È tenuto una luna, c'è sempre una prima luna. Ok, quindi mi pare che in questo gioco dobbiamo ottenere le lune oltre a quelle cazzo di monete viola. Però, ragazzi,
Allora, una runa di energia. Che fortuna, sarà molto utile visto in grado di far volare la nostra nave. Non hai mai vista una prima d'ora, vero? No, è nuovo, è appena uscito. Dove posso... Devo provarci. No, no, non... non me lo fa prendere. La nave che stiamo cercando. Ma intanto non prendo ordini da un cazzo di cappello. Ok, punto 1. Punto 2, voglio vedere se ci stanno monete qua in giro. No, vabbè, raga, cioè graficamente sti cubi sono la fine del mondo. Raga, ve lo giuro. Tipo 150 catenacci qua. Fammi indovinare, devo fare tipo il triplo salto quello. No, passa un doppio. Va bene, seguiamo il gioco, dai, lanciamoci sul mappamondo. Cioè, raga, è bellissimo. Ok. Boh. Vabbè, devo cercare altre lune, quindi è tutto un cacchio. Guarda, io prima di là ho visto i catenacci, magari... Ma al palo c'è qualcosa? Boh. Queste non le avevo viste, ad esempio. No, vabbè, raga, è fantastico. Graficamente è bellissimo e coloratissimo, raga. È un must have. Cioè, ve lo giuro, 3D Land in confronto è merda, 3D World è l'apoteosi dello schifo in confronto, non c'è proprio paragone. Raga, davvero non c'è paragone. Curiosità. Sono grosso, sono cattivo. Sono grosso, sono cattivo e sono un catagnaccio. Invece se piccolino... Oh, mi distruggi queste, non lo so. Però tu mi distruggi quell'altra invece. Lo sapevo, c'era un'altra luna là nascosta. Raga, è bellissimo. È bellissimo. Io questo qua me lo gioco tutto su Twitch. Adesso ecco, prendo le prime 5 lune e poi mi butto su Twitch a giocarlo. Si distrugge tutto per sicurezza. Forse l'unica cosa... Ah, la musica troppo alta. Annulla. Ah, ho premuto home invece di pausa. Ok. Forse... A parte, vabbè, che addirittura animazioni di Mario per scegliere le cose. Forse l'unica cosa, la musica troppo alta. Rispetto. Niente, non puoi modificare le cose audio. Vabbè, ce lo deve avere un cazzo di difetto. Avrei abbassato leggermente gli effetti in favore. No, gli effetti, la musica in favore degli effetti. Ok, consiglio ai viaggiatori, lancio rotante. Se i nemici ti hanno circondato, vorresti colpirli tutti insieme. Muoviti realmente con il Pro Controller. È bellissima questa cosa.
Raga, qua davvero rischiamo di trovarci con il miglior gioco di Mario mai creato. Cioè, al momento mi pare superiore addirittura a Mario 64 quando uscì. Cioè, certo, all'epoca fu rivoluzionario Mario 64, per carità. Però, cioè, io trovo che le animazioni sono perfette. Cioè, io ora capisco perché la gente ha avuto problemi a recensire un titolo del genere. Ti butta talmente indietro con la memoria, talmente indietro con le cose. È quello che penso. Stavo trovando un cazzo di tirannosauro. Ma Godzilla chi? Ma Donkey Kong cosa? Ragazzi, sto controllando un dinosauro. Cioè, regà, ma parliamone. Ma cagnaccio, vabbè. Ma io qua me li pappo tutti, regà, cioè. Cioè, no, vabbè, regà, cioè. Tornare bambino è una cosa, farmi guidare un tirannosauro. Cosa qua sotto ho visto? Boh, raga, io non so voi se state vedendo, io davvero, cioè, mi sto emozionando. Ma proprio tanto. Vabbè, sì, fai poco il bullo però. No, vabbè, con le grafiche, beh, no, vabbè, basta. Se ho capito la cosa, è tipo l'idea che hanno usato su Zelda, Zelda Between Two Worlds. Se fanno la stessa cosa, penso di sì, perché è palese. Ragazzi. Ragazzi, oh mio Dio. Cioè, addirittura la musica è stata rifatta in 8 bit qui. A parte che ho sbagliato, però. Non ci. Cioè, l'unico blocco del cazzo. Curiosità, se invece vado di qua. Monete! Regà. Raga, è finita. Cioè, è il gioco definitivo. Tu non puoi fare una cosa del genere. Nintendo, what are you doing? Nintendo, take my virginity right now.
Ecco, probabilmente se Mario Odyssey fosse uscito prima che io avessi conosciuto Anna Maria, probabilmente Anna Maria sarebbe single. E io pure. No, no, raga, io ho finito di vivere. Perché ne c'è un carognaccio d'oro? Il catorcio volante. In piena faccia, ragazzi. In piena faccia. Right in the face, bitches. Adesso stacco. No, vabbè, raga, cioè. Io senti i giochi al day one, non li acquisto, ragazzi. È raro che io acquisto un gioco al day one. Su Mario avevo un buon presentimento. E infatti, ragazzi, si è rivelato il successone che pensavo. Secondo me sto gioco sarà fantastico da ora in poi. E Andrea, mi sposto su Twitch più che altro perché... che sì, perché mi sposto su Twitch di base. Coso, come cacchio si chiama? Facebook mi limita a una merda di qualità, capito? Cioè, proprio pessima. Ok, la navetta si chiama Odyssey, quindi adesso ha un motivo per cui il gioco si chiama Mario Odyssey. Ok, quindi possiamo iniziare a esplorare, ragazzi. Abbiamo praticamente un menu. E niente. A questo punto, come non ho abbastanza lune, che cosa dici che me l'hai detto tu? No, vabbè, raga, io boh.
mentre mi guardo il manuale di istruzioni del pad di prima che... Bene ragazzi, è così che inizia praticamente l'avventura di Mario e si conclude la nostra su Facebook. Quindi, ragazzuoli, a parte che ora io pretendo quel berretto, non questo, io voglio quello adesso. Riuscirà Antold a chiudere la scatola del pad così la mette dentro l'armadio insieme alle altre 500 scatole? Ok. Ok. Ok, abbiamo anche una guida e tutto. Ragazzi, io mi sto emozionando ogni minuto di più, però vabbè. Io penso che questa sera mi faccio una live su Twitch di qualcosa come 27 ore e mi sparo tutto Mario Odyssey. Basta, cioè. Allora, io il gioco, ok, sfruttando praticamente un'offerta a 1 euro, sono riuscito a pagarlo 30 euro. Perché sono praticamente 10 euro che ho speso per avere due giochi validi per la promozione, perché c'era un'offerta di 5 euro questi giochi. Ho preso tipo 6 copie di Splatoon, una cosa del genere, era di Splatoon per Wii U. E quindi sono stati 20 euro di questo, più 10 euro del cappello, più 15 euro per l'Oripad. Oggi mi sono corto di 40 euro praticamente, 50 considerando i 10. E che dire, ne valsa la pena? Assolutamente sì. Ok, ci sono tipo 600 miliardi di lune. Ok, ora però mi devo levare una curiosità. Spero di potermi mettere il sombrero e fare il buon messicano. Però vabbè, niente ragazzi. Per oggi la live si conclude qui. E noi penso che ci aggiorniamo il più presto possibile. Io sono Antold, mi raccomando, passate sui miei cazzo di social. Abbiamo una pagina Facebook, una pagina Instagram, il canale YouTube e il canale Twitch. Dovrei mettere anche quello di Twitter, ma mi sono scordato perché giustamente quando faccio il layout sono rincoglionito. E un cazzo, è un cazzo ragazzi. Oggi ci spacchiamo a merda di Mario. Ciao raga.